avevo già detto che gli esiti della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica sarebbero stato il punto di partenza. Abbiamo ancora tanto da fare, abbiamo tanto da fare in Abruzzo e credo che la gestione dell'acqua non possa più essere pensata a compartimenti stagni, e cioè 5 consorzi di bonifica, 6 società di gestione, l'ARAP, tutti soggetti che poco comunicano tra loro, per cui credo sia necessario un presidio permanente, dunque una commissione consiliare permanente che si occupi del grande tema acqua in tutti i suoi aspetti. Ho presentato una proposta di legge per l'istituzione di questo, il presidente Sospiri è in qualità di presidente del Consiglio evidentemente ha condiviso la visione che sto dando, diciamo, al tema acqua, e siamo qui per presentarla. E nei decenni passati poco si è fatto per implementare le infrastrutture. Una delle conclusioni alle quali siamo arrivati è che quello che l'Abruzzo dovrà fare è interconnettere le reti, dunque evidentemente cambiare la governance delle 6 società di gestione, fare una grande società unica e interconnettere le reti degli attuali 6 gestori per portare l'acqua in tutto il territorio d'Abruzzo dove serve.